Olga Marciano, De Maris, messaggi che vengono dal mare. Perché? Ci sono molti motivi per cui ho pensato alle De Maris. Innanzitutto premetto, questa mostra è completamente dedicata a mio padre. E ho detto perché? Perché aveva il mare negli occhi, questa era la mia spiegazione. E mi ha trasmesso questa passione per il mare, ma soprattutto per l'ambiente, per la salvaguardia dell'ambiente. Quindi nel rispetto di questa idea ho realizzato delle sculture definibili come ecosostenibili, in quanto non solo il filo conduttore è quello che riguarda appunto il mare e la pulizia, tutto quello che riguarda la salvaguardia ambientale del mare, ma soprattutto perché sono realizzate con rifiuti, quindi col riciclo artistico dei rifiuti. Ognuna di loro ha ricevuto un trattamento, è una trasformazione attraverso materiali naturali, collanti naturali, colori naturali, ed è diventata, ha preso forma, insomma il rifiuto ha preso forma, quindi si è trasformato completamente. Come ho scritto nella brochure, non è un mero assemblaggio, ma è una trasformazione del rifiuto. Nei vari messaggi ce n'è uno molto particolare, proprio parlando di rifiuti, quello che è inerente ai migranti, giudicati rifiuti purtroppo da alcune persone, riciclati in una delle opere da te allestite, e portano proprio un messaggio in cui si chiede che non vengano ritenuti rifiuti. No, certo, assolutamente, non avrei mai accostato delle persone a dei rifiuti. Sono state realizzate con quello che ha portato il mare, quindi con legni trasportati dalle onde e con le pietre. Quindi ho utilizzato soltanto, in questo caso, soltanto quello che è stato portato dal mare, sulla terra, quindi materiali spiaggiati. Io voglio dire una cosa prima di parlare delle mie sculture, questa è la prima volta che faccio una mostra di sculture, di solito dipingo. Prima di parlare di questo io voglio dire, devo ringraziare tantissimo la collaborazione della soprintendenza e di Rosa Maria Vitola, che mi ha seguito passo passo poi nella realizzazione della mostra. Quindi ringrazio Rosa, la soprintendenza ovviamente, e tutti coloro che hanno partecipato. E in più la mostra è stata fatta col patrocinio del Comune di Salerno, quindi che rientra sia nel percorso della Notte dei Musei, il 21 ci sarà un vernissage, sia nel percorso poi di Salerno Porte Aperte. Una sinergia che si sta sviluppando in questo ultimo periodo, soprattutto su San Pietro a Corte. Vorrei dire un'altra cosa: noi San Pietro a Corte l'abbiamo aperto in modo continuativo dal 2015